dall'ultima live di House, sì, esatto, cioè un mese fa praticamente, esatto, dall'ultima live di House. Allora ragazzi, bando alle ciance, iniziamo con le presentazioni. Iniziamo prima dal nostro ospite Alessandro Naldi, è, oltre a essere un membro del direttivo della Lega Chaos Italia, circuito italiano che sponsorizza il gioco organizzato di Age of Sigmar e lo promuove sul territorio nazionale, è anche referente per Age of Sigmar della Ludic Incoming Milano ed anche attuale campione in carica di Age of Sigmar. Sì, ancora per poco probabilmente. Allora, io inizierei a piangere già da adesso, Alessandro. Allora, diciamo che a prescindere ovviamente da quando sarà disputata la finale dell'anno in corso, Alessandro detiene ancora ovviamente il titolo in carica, ma soprattutto ovviamente rappresenta comunque uno degli aspetti e degli attori più importanti all'interno della comunità del gioco competitivo di Age of Sigmar in Italia, e pertanto è sicuramente, visto che il tema della serata è Luminet, presentazione e impressioni di questa nuova fazione, sicuramente è un parere a cui tutti noi siamo interessati, ovviamente sotto il punto di vista del gioco competitivo in Age of Sigmar. Ora passiamo la palla invece a raccontare chi siamo brevemente io e Domenico. Io sono Giulio, in arte Capitan Ludic, Domenico è il Mayor e siamo i resident della serata dedicata all'interno di questo talk show virtuale, nella serata dedicata appunto al mondo del wargame. Una serata che ha lo scopo di raccontare con appuntamenti ben scanditi il mondo dei wargame a 360 gradi. L'argomento di questa sera è ovviamente Age of Sigmar. Allora, iniziamo subito con il domandone. Con il domandone di Yomi. Ok. Vai Ale, leggi tu e rispondi. Allora, ma ci sono novità sul GH? Perché ci sono molte a dire che il giudizio finale sui Lumiti va fatto in ottica del nuovo GH. Allora, non ci sono novità sul GH, non si sa quando uscirà, sono slittate causa Covid, causa quarantena, tutte le uscite. Ad oggi il Game Workshop è totalmente concentrato sull'uscita della nuova edizione del 40.000, quindi non sappiamo quando uscirà. Quello che hai detto è molto vero, però ne parliamo più tardi. A proposito dei Luminet, ovviamente. Dei Luminet, anche perché i primi Luminet erano usciti al Nova, no? Ho fatti vedere al Nova i primi modellini. Sì, mi sembra di sì. E ad oggi non si sa quando usciranno. Uscirà adesso la scatola, però gli altri modelli non si sa quando usciranno. Speriamo bene, dai. Speriamo bene. Cioè, più che altro esce la scatola dei modelli fighi e poi che fai? Ti compri 10 di ste scatole? Non funziona. Per forza ti devono dare. Poi quali modelli siano fighi o meno della gamma Luminet, anche quello ne parleremo tra poco. Bene, allora facciamo così. Innanzitutto, tra i tre, quello che ne sa di meno sono io, quindi mi insultano. Io prego la chat di prendere le mie difese sempre. Detto questo, ci spieghi, Ale, spiegaci al volo chi sono sti Luminet, dai. Allora, in questo caso dovrebbe aiutarmi anche Giulio, perché non sono preparato al 100%. Allora, Ambro l'ha già spoilerata la risposta. Sono degli elfi, io aggiungerei anche di merda perché mi stanno sul cazzo. Allora, però... aspetta. andiamo un attimino con ordine. Abbiamo parlato di questi Luminet, ma chi sono questi Luminet nella mente delle persone? Cioè, Ambro ha subito detto sti elfi. Ma perché i Luminet che cosa vogliono rappresentare in Age of Sigmar? Allora, in Age of Sigmar secondo me richiamano molto il concept degli alti elfi del fantasy. Quindi, a che piacciono gli alti elfi del fantasy? Ma a Giulio! Ragazzi, a Giulio! Beh, cazzo. Brutte merda che non siete altro, cazzo! Io ho il Teclis come Santino. Ma probabilmente quel Teclis lì sarebbe stato più forte del Teclis che c'è adesso. Non scriveremo niente. Scherzi, quel Teclis era all'epoca della testa edizione, era sgravato. Vabbè, appunto. Da questo. Ora, quindi sostanzialmente è giusto, secondo me è lecito, parlare e paragonare i Luminet come il nuovo concept degli alti elfi. Sì, assolutamente. In questa rivisitazione di Warhammer Fantasy trasformato in Age of Sigmar.
anche perché da background sono appunto la creazione di Teclis e suo fratello gemello Tyrion, almeno più Teclis che Tyrion. Teclisso, comunque la chat dice che si bravo adesso. Yomi, bravo Yomi, ricorda, bravo Yomi, ricorda i fasti dell'impero. Ora sì. No, vai Giulio, prego, tu sei più chi ce la fa l'introduzione lore? Ce la fai tu, Giulio? Dai, Giulio, te la faccio io l'introduzione lore. Allora, i Luminez sostanzialmente nascono come diceva giustamente Alessandro, come il redesign degli alti elfi del vecchio fantasy. Ovviamente non potevano lasciarli solamente come fazione dentro i City of Sigmar, ma avrebbero dovuto, come per le sorelle, come per come gli Idonet, che in realtà sono un nuovo concept, come per i Sylvaneth diventati i Sylvaneth, che erano gli Elfi Silvani, appunto diventati Sylvaneth, la Games Workshop ha dovuto giustamente rifare il concept degli Alti Elfi da creare i Luminet. I Luminet nascono a livello di lore come un'operazione di estrazione ad opera di Teclis e Tyrion, il fratello guerriero, che dopo aver imprigionato Slaanesh nel reame compreso fra il Regno dell'Ombra e il Regno della Luce, quindi Ish e Shish, no, Ish è morte, è Ulgu. Oh, Ashish, attento alle parole, cioè scandisci le bene. Shish è morte, Shish è morte. Fra Ish e Ulgu, avevano imprigionato sostanzialmente Slaanesh. Che in precedenza si era mangiato tutti gli elfi. Che in precedenza si era mangiato gli elfi, esattamente, nei tempi di End of Times e dopo End of Times si era mangiato tutte le anime degli elfi. Loro riescono a liberare dalla pancia queste anime degli elfi e creano questa nuova nazione di alti elfi, o meglio degli eredi, dei degni eredi degli alti elfi. Il problema è che questi degni eredi sostanzialmente sono ancora in un certo senso corrotti dall'influenza delle divinità perniciose. Adoro sempre usare il termine divinità perniciose. È molto bello, divinità perniciose, ma quanto c'ho il cazzo lungo quando dico divinità perniciose. Madonna, giù, da. Poi ti chiedi perché. No, aspetta, Ale, poi ti chiedi perché a lui piacciono gli altri. Certo. Vabbè, ma perché non sono suo amico. Ma poi, tra l'altro, ma gli alti elfi non sono un po'. Cioè, gli elfi sono affemminati un po', ma gli alti elfi sono. Sì, assolutamente. I froci dopo quando parleremo del concept. Ragazzi, che Teclis è una suora. Non un prete, una suora. Ragazzi, per favore, siamo nel giugno del Pride, un po' di rispetto. Ora, a prescindere da questo, vabbè, sostanzialmente questi poveri cristi appena resuscitati sono comunque ancora influenzati, e qua ha ragione Yomi a dire, dai poteri perniciosi, e quindi si lasciano in eccessi, si lasciano coinvolgere in guerre civili che distruggono sostanzialmente la neonata nazione. Allora, Teclis e Tyrion intervengono, ricreano tutto da capo, questa volta danno un imprinting diverso e aiutano i Luminet ad operare, diciamo, a dirigersi verso altri valori. Fondano degli ordini monastici, che vanno a venerare, in un certo senso, abbracciare come se fossero delle religioni indiane, quindi con dei totem, che vanno a abbracciare degli spiriti che sono presenti all'interno del loro reame. Gli spiriti sono, ad esempio, lo spirito del fiume, della montagna. Sto leggendo il commento di Yomi è relativo a te. Io l'ho letto, vedi che mi riempie di cazzate. Cioè, lui mi spiega le robe, ma mi dice le cazzate. Ma Yomi, ce l'hai una telecamera? Vieni al posto di Giulio. Yomi, no, probabilmente tutto questo è successo prima di End of Time, adesso non gliene frega proprio più niente della figa, lo posso assicurare. Se l'è tagliato. Ma scusate, ma che cosa state parlando? Yomi sta parlando di Teclis, dell'orientamento sessuale. Che una volta faceva gli orgioni, ok? Ah, ma io pensavo che faceva questo, qualcosa sul background. Sei una suora, se l'è tagliato. No, vabbè, che vergogna. Vabbè, comunque torniamo al discorso background. Dopo questa guerra civile loro fondano degli ordini monastici in modo tale da diventare persone più zen, ok? Quindi elfi più zen, e loro iniziano a abbracciare e a venerare assieme alle loro divinità quelli che sono degli spiriti presenti su Ish, che sono la montagna, il fiume,
il vento e lo zenith. E quindi loro creano sostanzialmente dei tratti monastici, ognuno nei confronti di questi spiriti o avatar che venerano. Da qui appunto nasce il culto dei mucconi, che poi dopo approfondiremo. Delle 8 capitali, in realtà 8 regioni che formano il reame di Ish, 4 rimangono fedeli alla dottrina di Teclis, 4 rimangono fedeli alla dottrina di Tyrion, e quindi loro si specializzano, ognuno di loro, su un proprio spirito, quindi vento, vento, aria, vento, montagna, fiume, zenith, eccetera, eccetera, e magia per la parte di Teclis e combattimento per la parte di Tyrion. Diciamo che questo forma un equilibrio che, a detta di molti, ricorda molto il concetto di Bushido, in quanto questi nuovi elfi, sotto la loro nuova forma di monaci, cercano sempre di avere la perfezione in qualsiasi gesto, avere appunto la vita in ogni respiro, questo qua è il motto del Bushido, e che loro cercano appunto di raggiungere in qualsiasi loro gesto e azione. È molto interessante anche l'utilizzo degli Aether Quartz, che sarebbero sostanzialmente i quarzi di etere, dovrebbe essere la traduzione in italiano, giusto? È tradotto così. Ok. Quarzi di etere. I quali sono sostanzialmente delle pietre spirituali all'interno del quale loro risucchiano tutto il loro sentimento, le loro passioni, diventano quindi un po' più spogli di passioni e sentimenti, ma gli amplifica i loro sentimenti, le loro abilità, le loro capacità, eccetera, eccetera. E quindi loro utilizzano queste pietre per diventare sono più forti. Sono gli alchimistici, gli asceti. Sì, esattamente, esattamente. Il concetto di Luminet è diventato molto il concetto di asceta e ricorda moltissimo, ma magari questo è un paragone un po' azzardato, però sicuramente magari sentiremo i commenti dei ragazzi in chat. A me ricorda molto, leggendo il loro background, ho avuto molto l'impressione di vedere un'evoluzione delle guardie della Fenice e dei maestri di Hoth, estremizzati ovviamente a livello di intera popolazione dei Luminet. Beh, comunque in realtà tutto questo discorso per dire che gli elfi non scopano più, non scopavano prima e scopavano più anche adesso. A maggior ragione, perché non gli piace, non provano piacere. No, comunque effettivamente ha ragione Yomi nel dire che effettivamente questa parte di concept è molto 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 innovativa, vero? Gli elfi nell'universo Games Workshop non hanno mai utilizzato beni per fuggire a corruzioni varie, è giustissimo, è giustissimo. Allora, però tutto questo, Giulio, non hai nominato gli Ivanet, cioè l'hai nominati per poco, che sono stati in realtà il primo fallimento di Teclis, il primo tentativo di creazione di una nuova razza di elfi. Illuminette in realtà sono il suo capolavoro, chiamiamoli così. Cioè, quindi allora, ragazzi, sono la prima prova andata male, sostanzialmente. Allora, gli Idonet nel background sono effettivamente la prima prova andata male di Teclis, perché poi si sono rivoltati contro, perché sono diventati cioè sostanzialmente non era così che sarebbero dovuti essere. La clausura non gli piaceva. Ha fatto una cagata. Però ti dico che secondo me, come io concordo con il commento di Fra56 in chat, cioè secondo me gli Idonet sono il vero unico esempio di innovazione in ambito di razza elfica. Innovazione a livello di concept. Sì, a livello di concept, perché i Sylvanet sono la minestra riscaldata degli elfi silvani del Black Fantasy, con una componente un po' più arborea. Le sorelle di Kane sono le sorelle di Kane, ci hanno aggiunto Artie e Meduse, capirai. Beh, anche questo è un'espansione del concept. Beh, in realtà il concept non è innovativo. È quello, come non, è innovativo. Non è innovativo, però il concept è stato sviluppato in altro modo. Perché sono concept, cioè non sono dei brutti concept, cioè ok, ho capito quello che tu dici hanno fatto innovazione sotto forma di espansione e non hanno fatto innovazione pura ridisegnando da capo come nel caso degli Idonet. Esattamente, cioè, non è che era disegnato, è una cosa nuova totalmente, ok, cioè ci sta, ma secondo me a livello di concept anche i Lumini potevano essere sviluppati un po' meglio, ma c'è comunque un tentativo di creare qualcosa di nuovo.
Allora, Jovic sta suggerendo che c'è anche da dire che a livello di background Teclis e Sigmar sono i ferri corti, in quanto Teclis ha portato la liberazione di Katagross, del casino che ha portato la liberazione di Katagross. Su questo, mea culpa, non sono ferrato sulle interrelazioni che esistono fra questi personaggi. Io mi sono solamente studiato il lore degli elfi intesi come Luminet. Quindi su questo qua non sono ferrato, chiedo scusa, e anzi qualsiasi input, vogliate darci a livello di approfondimenti di background sono più che accetti. Ma anche a livello di libro, cioè se Yomi ha da consigliare anche una lettura sull'argomento sarebbe figo, perché io che sto muovendo i primi passi adesso, partire con la lore di Age of Sigmar, ci sono una marea di libri, no? E quindi ma in realtà, in realtà anche gli stessi Battletome sono una grandissima. No, lo so. Sì, è vero. Però nel Battletome c'è scritto la storia che dice Yomi tra Teclis e Sigmar. Oh, grazie Dario. Grande Dario, che sia buona. Nemmeno male che è tornato Katagross. Comunque, sicuramente sono spunti e approfondimenti bellissimi. Una delle cose più belle che fa. Warhammer sia 40.000 che House, è proprio gli approfondimenti. Allora, sai, io questa cosa ne abbiamo già parlato in diverse live e tutto quanto. Io credo che poi questo tema lo tireremo fuori a fine della live. Che sono diversi anni che House è in circolazione, ma in realtà non tantissimi. Dopo diremo con calma tutto quanto. Però io penso che il lavoro che ha fatto la Games Workshop a livello di lore in così poco tempo sia qualcosa di eccezionale. Esistono già adesso tanti volumi, tanti. Sì, tantissimi. Giulio, mi leggi Yomi, che non ci sta, ha scritto talmente allora, tanto che non ci sta nello stream. Allora, Yomi dice, in soldoni e senza approfondire, Teclis ha regalato un artefatto a Sigmar che l'ha fatto modificare da alcune divinità dei nani, sostanzialmente... che gli hanno permesso di aprire alcune camere di Stormcast e trasformarle in una prigione. Poi però l'artefatto era talmente potente che Sigmar si è dimenticato della sua esistenza, quindi con il necrosisma si è aperto ed è uscito fuori Katagross da queste prigioni. La sua essenza, lui specifica, io mi specifica che è uscita di fatto l'essenza di Katagross, in quanto il corpo è un filatterio, infatti lui ne ha parecchi. Katagross è, diciamo... è il Mortarca che guida il Bon Reaper Ossiark e sostanzialmente ha un corpo, diciamo lui è uno spirito che si impossessa di diversi corpi e lui ne ha diversi che occupa ogni volta. È quel mega mostrone che è tipo vestito da samurai con i generali intorno. Ti ricordi che abbiamo visto il diorama a Nottingham? Ah, sì, vero. È un modello pazzesco. È un modello fighissimo. Tra l'altro, vedi, fra 56 ci dice dove andare a trovare questa storia qui, che è il Forbidden Power. Quindi, se volete approfondire, si trova nel Forbidden Power. Una cosa molto figa. Comunque, torniamo al main team. Comunque, questo è un approfondimento molto interessante. A me il background che hanno costruito dietro a Daos è magnifico. Hanno scritto tantissimo, tra l'altro. Comunque, torniamo a noi. Ci sono sti Luminet, da un po' giocatore, da comunque qualcuno che segue House, come li avete accolti? Polemica, non polemica, ci voleva, non ci voleva, aspettavate altro? Allora, in realtà ci sono persone, magari anche come Giulio, che li aspettavano a me questo puntare il dito persone come Giulio non è che mi piace. No, veramente conosco persone che aspettavano solo questo. Che non sono tuoi amici, però. Non sono, no. Chiariamolo. Massimo conoscenti. Certo, però scusate, mi apro una parentesi. Io dentro casa c'ho gli Alti Elfi e c'ho Slaanesh. Sa che cazzo combinano. Non voglio pensare i sogni che ti provoca Slaanesh. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, quindi è un esercito che tutti aspettavano, appunto perché ci sono molti ex giocatori del fantasy, fan degli Alti Elfi, si sapeva che appunto sarebbe stata una cosa del genere, il concept, per cui a livello di attesa c'era tanta attesa. In realtà, con le prime immagini mostrate, le prime
i modelli che avevano fatto vedere sul sito. Vedo se li trovo. Sì, trovale pure, perché ma tu ci dici quelle del Nova, dove ci sono le montagne, o il set? Ma in tutte, anche quelle proprio che hanno fatto vedere i primi modelli, ci sono stati più discordanti nella community, cioè solitamente a chi piacciono tantissimo e a chi fanno veramente cagare. Per cui da questo punto di vista o li ami o li ho. Hanno provato secondo me a introdurre qualcosa di diverso, qui già i martelli in mano agli elfi, credo che non si fossero mai visti, le montagne come idea associata agli elfi, anche questo non si era più mai visto, appunto, perché era più una cosa legata ai nani. Secondo me, se devo dare un giudizio, potevano studiarsela meglio. Ecco, avevano delle idee da cui prendere spunto, appunto, nel... Ecco, guarda, adesso stai mostrando Teclis, che probabilmente è uno dei modelli più brutti di tutta la gamma. Sì, no, ho trovato questo, che è un bel recap. È un bel recap. Ecco, sono dei modelli che sono veramente fighissimi. Il Tarion, credo che sia veramente proprio a livello di modello, anche come è scolpito, credo che sia uno dei modelli più belli. Infatti è la luce di Eltarion, è sostanzialmente lo spirito di Eltarion che ha incantato un'armatura, quindi c'è... Cioè, una cosa pazzesca, molto l'armatura vuota, cioè anche come si è realizzato, è spettacolare. Poi abbiamo modelli come Teclis, che per carità è Teclis, perché qualcuno può piacere, a me no. E veramente sembra una suora volante, è una suora volante. Che lo rimetto. Vai a vedere un bello zoom sulla faccia di Teclis, è una suora volante. Vediamo se riesco riesco a fare zoom. Ok, vabbè, non farlo vedere perché sennò si blocca la live. ci sono altri modelli tipo un po' meno brutti, diciamo, nella realizzazione, che però anche lì, come dicevo, piacciono e non piacciono, cioè che piacciono tanto a chi non piacciono, per esempio i cosiddetti martellatori, le Stoneguard, oppure gli spiriti della montagna. Se riesci a recuperarli, magari. Ecco, sì, sono giù, li sto scorrendo piano mentre parlo. Eccoli qua. Cioè, okay. Adesso vediamo Avalanor. Avalanor. Avalanor, sono che è il personaggio speciale. Allora, a me non piace particolarmente questo modello, nel senso, non piacciono le gambe, questa specie di montagna che è sulla spalle, però. Posso capire che qualcuno piace. Allora, Metex è brutto. In realtà, ragazzi, una cosa, aspetta. Aspettate. Vai, Dom. La Little Gork dice una cosa che secondo me è molto vera, tra l'altro, su questo modello qui. Se togli Teclis, è una miniatura bellissima. Però non è Teclis. Lo so, però se togli Teclis è una miniatura bellissima. Principalmente dovrebbe essere solo Teclis. Comunque, a prescindere da questo, in realtà ci sono molti begli elementi all'interno di questi modelli. Intanto le sculture sono eccezionali. Ho visto i sprue e sono veramente eccezionali. Aspetta, Giulio, scusami, prima che ci dimentichiamo. Per favore, Domenico, potresti recuperare la Catalar? Eh sì, perché tu vuoi andare a parlare, vai. La stavo tenendo per ultima, però se eccola, tu provi... Teniamola adesso. Eccola qua. La Catalar è uno dei modelli più brutti che abbia mai visto nella mia vita di, come si dice, hobbista. È una cosa, è un abominio, ok, sembra scolpita da uno scultore di inizio anni 90, cioè 20 anni fa. Cioè, i piedi, secondo me, se li scolpiva Giulio, venivano meglio, ok? Le mani sembrano quelli di Tyson, è un pugile di 100 kg. Cioè, sembra okay? Un po' trans, cioè, dalle mani dei piedi... In tutto questo c'è una parte bellissima, sviluppata molto bene, in particolare, che è appunto il viso con il velo, che probabilmente lo scultore avrebbe impiegato il 99% delle sue capacità per fare quel pezzo e il resto... Poi era in ritardo. era esaurito. Tu te lo immagini, poi, che poi in realtà, come vi dicevo poco fa, in realtà questi elfi riprendono ottimi elementi tipici del loro lore, tra cui le rune, i vestiti, i drappeggi, l'oggettistica, tutto quanto. Tuttavia ci stanno certi strafalcioni qua e là che ti lasciano un po' desiderare. Ma è proprio a livello
ma proprio a livello di strutture, esatto. Voi a livello di strutture, ma c'è una persona che si occupa, che si intende di design, di scultura, sì, sì. Capisce che proprio gli elementi posizionati in quel modo sono sbagliati. Ma infatti, io ho seguito molto bene questa cosa, infatti il commento di Yomi... Esatto. Ecco, le mani di Gianni Morandi, è Gianni Morandi con un velo e una coppa in mano. Ma secondo io te concordo. Perché c'ha il velo? Perché Gianni Morandi l'ha vista, gli voleva fare una bella denuncia, gli ha messo il velo davanti, non si capisce. No, comunque, vabbè, al di là la cazzata, però Yomi secondo me dice una cosa che è giusta. Cioè, torniamo un attimo su Teclis, che vogliamo dire, Teclis dovrebbe essere uno dei personaggi... Che secondo me giochi sempre principale e tutto, e quindi io mi immagino che tu mi fai un personaggio coi controcoglioni. Yomi cosa dice? Yomi dice, leggevo gente che se ne intende molto più di me di scultura e spiegavano che il modello di Teclis è concettualmente sbagliato, proprio a livello di collocamento degli elementi del modello. La collezione di Teclis ti svia lo sguardo dalla Sfinge, che passa in secondo piano. Per salvare il modello di Teclis basta rimuovere Teclis e poi rincorrerlo sulla basetta nella sua incarnazione di Sesta. Cioè tu quindi togli questo Teclis, prendi quello di Sesta che c'ha Giulio e glielo incolli sopra. Allora, ma così non è più una suora. In realtà diciamo erano usciti tantissimi discorsi su questo tema e c'era chi suggeriva un Teclis a cavallo della Sfinge, chi suggeriva un Teclis accanto alla Sfinge. Il problema è che questa posizione volante fa sì che il primo punto che tu abbia quando vedi il modello sia effettivamente lui, che ti distoglie da tutto il resto, e non è questa miniatura riuscita bene. Poi, per carità, la spada e il bastone sono a livello elementi di dettagli, a livello di lore. Però, certo, complessivamente non è un bel modello. Io... L'avete visto che Teclis ce l'ha fatta? È una suora cinese? Sì, questo non siete d'accordo. In realtà il vero modello che assomiglia più di tutti alla suora cinese è l'asceta... Lo Stone Mage. Esatto, è lo Stone Mage, il vero modello che più di tutti assomiglia ad un cinese con i lineamenti del volto. Vai Dom, scendi giù. Scendiamo giù, vabbè, il Tharion invece è fighissimo. No, il Tharion è... Il Tharion è bello, molto bello. Il Tharion è fighissimo, ragazzi. Ma allora, Alessandro prima diceva che non gli piaceva lo spirito della montagna. Anche lo spirito della montagna. Come dicevo, belli. Quello è uno di quei modelli che o ti piace o ti fa schifo. Esattamente. Mentre la luce di Eltharion, così come Teclis o così come... come cazzo si chiama? Eccolo, non so, l'ho dimenticato perché l'ho rimossa talmente brutta. La Catala, sono modelli che mettono d'accordo tutti. Cioè, quei modelli, il Tharion è fighissimo, gli altri due fanno proprio schifo. Vabbè, mi vuoi parlare di Alarit? Alarit, lo Stone Mage? Sì. Lo Stone Mage è un cinese, un asiatico. Ma somiglia un po' alla posa che c'ha la lucertolona? Lo Slan? Sì. Ma sì. Cioè, ricorda molto. Vorrei rappresentare pure un mago, una sceta... Ci sta, cioè un mistico ci sta comunque. A me non piace il viso, cioè in realtà come miniatura secondo me non è brutta, il viso proprio rovina tutto quanto. Allora il Stone Mage è una femmina, peggio ancora, cioè, a me non sembra una femmina, a me non sembra una femmina. Teclis che è maschio sembra una femmina, questa che è femmina sembra un maschio, quindi sostanzialmente se tu li prendi e switchi le teste è qualcosa la sistemi. Invece andiamo sulla parte, sugli altri modelli che sono invece quelli che si avvicinano più ai modelli classici, che sono appunto i lancieri, gli arcieri e i cavalieri soprattutto. A me, devo dire, non dispiacciono. Ci sono alcune cose che secondo me andrebbero modificate, tipo le teste, però per il resto sono dei miei modelli. Vai, quelle le guardiamo quando ordiniamo la scatola, perché tanto quelle in scatola ci sono. Mi sembra che in scatola ancora non sono usciti gli spiriti. Comunque a me no, solamente sono usciti piace. Sono usciti l'eroe, si chiama Eltharion, cavalieri, arcieri qui. E ce l'ho qui davanti arcieri. Sul sito, preso proprio dal sito della GV, quello che puoi preordinare. Allora, a me quei modelli sono molto classici, cioè nel senso hanno cambiato delle parti, però sono molto classico. Lo stile è molto classico. Devo dire che non mi dispiace. Forse l'arco con tre corde non mi fa impazzire. Sembrano delle degne evoluzioni dei lancieri e degli arcieri elfici. Sì, no, allora, io sono sincero.
sono sincero, lo stile pulito che ricorda un po' il vecchio, a me piace, sinceramente, ma anche come... Sì, no, infatti sono... Come alti elfi, tutte le immagini, no? Puliti, impeccabili... Esatto. Belli ordinati, belli presi, a livello di idea generale sulle sculture è molto buona, che poi alcune sculture si sono fatte un po' così... Ma allora, io vorrei anche... Dove vorrei anche ricollegarmi al discorso che facevo prima. Secondo me, cioè, io avrei sviluppato il concept in maniera diversa. Secondo me c'erano delle cose che erano molto fighe negli alti elfi, erano appunto i leoni, ok? Fare un esercito. I draghi e i leoni. I draghi erano ancora, i leoni erano molto più fighi. Io non vorrei che se siano tenuti da parte per l'esercito del fratello di Tyrion. Dici? Perché sviluppare un concept... adesso... È una supposizione. No, aspetta. Non sono solo i guerrieri. Cioè, sbaglio, sono gli Illuminati a 360 gradi. Non sono solo gli Illuminati di Teclis, questi. Questi sono gli Illuminati di Teclis. Ma quindi tu dici c'è la seconda. Però dico, ci potrebbe essere un esercito di Tyrion, del fratello, ok? Più legato a lui, che riprende il concept dei leoni, come cavolo si chiamavano, del fantasy. È presente? Quello è molto figo come idea. Cioè, tutti questi guerrieri con le pelli di leone addosso. Comunque i lancieri sono belli. Li sto guardando adesso, sì, li stavo riguardando. Un po' come hanno fatto con i Fire Slayer dei nani. Hanno preso gli sventratori e ci hanno fatto un esercito usando solo quelli. Anche i cavalieri sono belli. Molto bene. Intanto, mentre tu parlavi, la stavo sfogliando per farla vedere un po' a tutti, però secondo me sono belli. Le unità, queste qui sono belle. Sì, sono belle. Dice Yomi, le unità base sono belle, però passa in secondo piano quello che è il loro vero problema. Non sono multicomponente, sono esattamente come il box recente del caos, fatto di pezzi qualcosa, solo che costano il doppio, giustamente. Ma sono tutti così ormai i kit GV. Sono quasi tutti così, monoposa, comunque con poche possibilità. Fa notare anche uno dei problemi che secondo me lo scultore non ci fa mai caso. Ma torno indietro perché secondo me si vede bene su questi. Lo scultore non fa mai caso, bellissima sta lancia, veramente figa. Però io la miniatura la devo sistemare, la devo portare a casa. Ma no, secondo me più a fine giornata, modelli a piedi. La metà te ne tornano a casa. No, Dom, vabbè, questi qua sono problemi che non si possono fare. Guarda quanto è lunga, cazzo. Ma guarda quanto è lunga. Cioè, ho capito, guarda quanto è lunga. Ma tu l'hai mai visti degli elfi con un coso così lungo? Non esistono. Ragazzi, allora se vogliamo aprire una parentesi... Stanno compensando. Su modelli fatti difficili, cazzo, io vi invito a vedere le Briar Queen, che sono la banda dei Night Owl. Però la Briar Queen non c'ha un pezzo che ti si spara. Per montarli gli spezzi. Ma tutti i Night Owl per montarli gli spezzi. Sì, mi ricordo le Violinder, cioè per tenere su quei pezzi incollati. Sì, ho capito, ma quanti ne hai di quelli lì? Cioè, capisco la Briar con tutti gli spiritelli della minchia, quello della... Ok, ma qui quanti lancieri ne giochi? Quanti te ne tornano a casa con la lancia sana per fine giornata? Ne parleremo tra poco. Ne parleremo, capiremo questa cosa, capiremo questa in base cosa. Questo qua è fighissimo. Il modello con lo standard è fantastico. Sì, fantastico. Cioè, si sono applicati parecchio per fare quelli base, sono molto belli. Anche le pose, sì, i cavalli, sì, il movimento che danno, sono molto belli. Sì. Ma senti, ma al netto ovviamente di tutto quello che è il design e tutto quello che è il background dietro, quali sono di quelle finora mostrate, ovvero quelle presenti all'interno del codex, le tre unità che secondo te sono più valide in termini di gioco? Allora, io prima di parlare delle unità più valide o più scarse, farei comunque un discorso generale su quello che sono appunto i Lumiette come regole generali. Sono d'accordo anch'io. aspettate un attimo che apro l'immagine così. Allora, in realtà i Illuminate hanno dei tratti di battaglia molto interessanti, così come i Caradron. Game Workshop ci propone, probabilmente il game designer sarà stato lo stesso, ti propone delle abilità usabili one shot durante la partita. I Caradron avevano la possibilità di usare i trionfi gratis una volta per fase.
Loro invece hanno una serie di abilità molto carine, per esempio possono la possibilità di aggiungere uno ai tiri, per colpire o ai tiri salvezza, oppure dare dei bonus al cast, o la possibilità addirittura di castare una magia in più. Tutto questo però al costo di un malus alla bravery, così esattamente come i Caradon. Se nella tua armata è presente un Catalar, che è appunto quella maghetta, l'Hobbit Gianni Morandi, hai la possibilità di riflettere questi malus su un'unità avversaria e poi vedremo, leggendo la war score della Catalar, di fare altre cose fighissime. Quindi hanno questa abilità che si chiama appunto riserva di quarzo eterico, ecco, Ether quarzo eterico, qua c'è la traduzione, molto interessante, comunque qualcosa di nuovo finalmente si vede, non le solite abilità che appunto ultimamente l'ultimo anno si erano visto un po' di eserciti con tutte le stesse meccaniche, un po' mi aveva annoiato personalmente. In più abbiamo la suddivisione dell'esercito in due parti, ok, la parte Alarit, che è appunto quella dello spirito della montagna, che sono appunto il mago che in realtà, cioè la maga che in realtà è un mago che in realtà è un mago volante sulla pietra, le truppe con i martelli, le Stone Guard e i tori giganti, Behemoth. Cosa hanno loro come abilità? Hanno la possibilità di ignorare il rend meno 1, quindi sono abbastanza resistenti, in più un'abilità molto carina, a fine combattimento possono tirare una martellata e sbattere indietro le unità nemiche, cercando di fare una specie di consolidamento, come è riuscito, nei confronti delle unità che hanno appena martellato. Questa è una cosa abbastanza simpatica, potrebbe avere anche dei risvolti interessanti durante la partita. Oltre agli Alarit ci sono invece la parte diciamo più classica appunto i picchieri, i lancieri, gli arcieri e i cavalieri, che è appunto la parte Vanari, che hanno la possibilità, secondo me questa è un'abilità pressoché inutile, l'ho provata in partita, con scarsissimi risultati, non so, che secondo me è veramente studiato male. Se nel momento in cui li schieri li posizioni in un determinato modo, ovvero che ogni modello è a contatto con altri, almeno altri due modelli, hanno un malus a essere colpiti, sia in corpo a corpo che nella fase di tiro. Però mantengono questo malus finché non perdono questo tipo di coesione. Mentre hanno questo tipo di coesione non possono né correre né caricare e possono ammassarsi solamente di un pollice. Ti dirò, abbastanza inutile, l'ho provata, non funziona. Secondo me è qualcosa che è una bella idea di base, perché appunto ti obbliga a posizionare i modelli in una certa maniera durante la partita, però è studiata, sviluppata veramente male. Non so, non ho una soluzione, però secondo me si poteva pensare in maniera diversa. Detto questo, mi sono studiato le War Scroll, ho fatto Però aspetta un attimo. Cioè, al netto ovviamente di queste ultime cose finali, comunque sono usciti elementi interessanti di questi Luminet. Cioè, hai descritto elementi interessanti. Sì, allora il concept, cioè, di base, come è stato sviluppato l'esercito, a me piace, cioè mi intriga. Infatti mi sono divertito più o meno a giocarlo, mi sono divertito soprattutto a cercare una soluzione per trovare una lista che funzionasse. Devo dire che hanno fatto un bel lavoro da quel punto di vista. Cioè, i Luminet sono un'armata diversa dalle altre, ok? Mm-hmm. Non è un'armata fotocopia, cioè è qualcosa di diverso rispetto alle altre armate che ci sono per Age of Sigmar, che hanno fatto per Age of Sigmar. Il discorso competitività lo affrontiamo più avanti. Adesso magari volevo parlare, appunto, come mi avevi chiesto, delle tre unità migliori, quelle peggiori. Appunto mi hai chiesto quali sono le tre unità migliori. Io ho fatto in realtà solo tre partite di test, appunto, perché solamente da una settimana o poco più che abbiamo in mano le immagini, e devo dire che in assoluto il modello che si dovrà giocare è esattamente il più brutto. L'Hobbit Gianni Morandi è il modello più forte dei Luminet, è imprescindibile, e devi giocarla, almeno una va giocata, io ne giocherei anche due. Perché?
che ha un'abilità fortissima, oltre ad essere un mago, ha un'abilità fortissima che in fase di shock, quindi non è neanche devi farlo in fase eroica, in fase di shock, nel momento in cui una tua unità deve testare, al 2 più, quell'unità non testa, e tutte le perdite di quell'unità in questa fase possono essere riflesse su unità 18 dalla Catelar. Quindi tu non fai testare un'altra unità che magari ha subito delle perdite ingenti e rifletti magari 10 perdite su un'unità avversaria che deve testare adesso. Quindi è una cosa veramente fighissima. Devi appunto, naturalmente riuscire a gestirtela, a posizionare bene, bene questo modello, però potenzialmente è una cosa fortissima. Ha una magia carina, ok, che bersaglia un'unità di 18 e la costringe a fare un test sulla bravery ogni volta che muove a massa o carica, adesso dobbiamo controllare, comunque una roba del genere. Se facendo, lanciando questi dadi superi la bravery, quell'unità non può effettuare quel movimento o quell'abilità. Adesso andiamo a rileggere un attimo che vado a cercarla. Ecco qua. Allora, sì, lanciando 2 di 6, ogni volta che effettua un movimento di carica, tira o combatte, quell'unità se fa più della bravery non può effettuare appunto quell'azione. Secondo me è abbastanza carina. Questo qua è assolutamente il modello da giocare, numero 1. Numero 2, le Twinstone, che sono la Endless, quella con le pietruzze, fortissima, 30 punti totalmente regalata, a bolla 12 pollici, da più 1 al cast di base, e ogni volta che viene lanciata una magia, se non viene usufruito, non si usufruisce di questo bonus al cast, aumenta il bonus per le magie successive, ovvero, leggo bene, quando un mago, devo fare un po' di zoom qua, se no non vedo niente, allora, aspettate un attimo, scusate, ho fatto un casino. Magari ricercare questo. Ah, sto vedendo se lo trovo. Prova a cercarlo te, Domenico. Vabbè, comunque, in sostanza, queste Twinstone cosa fanno? Ti danno la possibilità di aumentare il cast a tutto l'esercito, perché praticamente tutto l'esercito, a parte la parte Alarit, sono maghi, quindi possono lanciare magie. A 12 pollici neanche Wall Within, per cui fortissimo. Appunto ti dà il bonus di più 1 e se uno dei maghi tenta di lanciare un incantesimo mentre si trova entro 12, prima di effettuare il tiro per lanciare, se tu hai più, cioè tu devi posizionare un dado di fianco a questa Endless, se quel dado è superiore a 1, mettiamo che è 2, 3, 4, 5, 6, puoi dare quel bonus a quella magia. Per cui mettiamo che io ho lanciato 5 magie in gittata di questa Endless, il dado che ho messo di fianco si carica, arriva, non so, a più 5, io lancio una magia con più 5 e poi ritorna 1 il dado. Però di base tutti quanti, se decido di attingere da questa Endless, sarà sempre più 1, che comunque per 30 punti è totalmente regalata. Cosa sta succedendo? Aspetta, leggiamo qua. L'ho trovata e l'ho messa in chat. Ok, sì, stiamo guardando. Alfen dice, no, dice che puoi rivoltare le perdite della tua unità su un'unità nemica che deve testare. Che è esattamente quello che abbiamo detto noi. Niente, terzo modello, secondo me gli arcieri sono l'unica unità che ho provato in tutte e tre le partite più o meno, e sono le uniche unità che hanno fatto sempre il loro lavoro. Hanno la possibilità di fare mortali al 6, fanno solo un tiro a testa, però fanno la possibilità di fare mortali al 6 e tramite una magia di Warscroll, appunto che loro sono maghi, di aumentarla al 5, quindi hanno la possibilità anche di sparare senza linea di vista, quindi targettare magari un eroe piccolino che il tuo avversario ha nascosto, e bersagliarlo di mortali fa che un'unità da 20 a 30 arcieri sono di media 9 mortali, quindi no, anzi 10 mortali, quindi direi che gli eroi avversari sono sempre a rischio, visto che anche la gittata da 30 pollici. Quindi queste tre sono in assoluto le unità, sono le migliori del tomo. Catalar, le pietruzze, le Twinstone e gli arcieri.
Le pietruzze però non le hanno mostrate. Cioè, hanno mostrato le pietruzze, le hanno mostrate. Le pietruzze sono un endless spell. Quelle che stai vedendo adesso sono abilità. Sono le ecco, le scendi giù. Le pietruzze, scendi giù. Le pietruzze sono quelle là a sinistra. Ah, ok. Non le avevo viste. Quelle là a sinistra sono le pietruzze. Sì. Sono le tre endless. No, veramente sono le provi una volta, dici come fanno a costare 30 punti. Sicuramente poi in futuro verranno aumentate. Verranno faccate subito, regalate. Errata subito. No, faccate, aumentate, sono veramente regalate, troppo. Apre questa cosa, apre il tema inizialmente uscito in chat, che era quello del dire Illuminet ha senso parlarne della loro competitività e della loro, delle loro performance una volta che sarà uscito un nuovo General Handbook e saranno visti i punti. Allora, no, i punti dei Luminet secondo me 90% non saranno presenti, non saranno presenti, mi dispiace, anche quelli di almeno non saranno modificati quelli di Seraphon e di Tzinch, per cui dovremo aspettare le big fuck di fine anno se anche quelli non vengono rimandati. Allora, ne sentivo parlare voi l'altra sera in sala di Seraphon e Tzinch. Posso capire i Luminet, ma perché Seraphon e Tzinch no? Perché sono usciti troppo presto, troppo a ridosso appunto dell'uscita del General Handbook. Probabilmente all'uscita di questi eserciti il General Handbook era già pronto. E abbiamo un precedente, ovvero l'anno scorso. La stessa cosa successa per gli Skaven. No, Slaanesh e Fireslayer, che comunque erano molto forti, erano fortissimi, top tier, e sono stati toccati solamente... Cioè, Slaanesh era all'occhio di tutti, cioè si vedeva che era troppo forte. Con il GH uscito qualche mese dopo non sono stati toccati, sono stati toccati quella big fuck a fine anno. Mm-hmm. Quindi hanno dominato il meta per altri sei mesi. Ok. Comunque voglio leggere il commento di Fra 56 che dice che le Endless sono bruttine. Sì, cioè, non forse, si le forse le pietruzze sono quelle più carine, sì. Non mi sembra si siano applicate più di tanto su Endless. Sai, a me la Endless centrale e quella di destra ricordano molto Shenishi Eldar. Sì, vero. Più che quella di sinistra è abbastanza carina, ma quelli al centro e destra sono oggettivamente una merda. Sono bruttini, io sono d'accordo, a me non mi dicono niente, l'ho vista di molto più bella. Senti, Giulio, vale, mentre invece che mi dici... Che mi dici delle tre più delle tre peggiori? Nel senso, tu adesso hai citato tre unità che di fatto erano quelle che io mi sarei atteso nella maniera minore. Io, ovviamente, da gran fanboy degli elfi, mi aspettavo Teclis fra le tre unità più forti, ed ero curioso di sapere che cosa ne pensavi degli avatar della montagna e della loro guardia, quindi gli elfi con i martelloni. Però tu non li hai citati all'interno, ovviamente, delle tre unità migliori. Quindi al che ti faccio la domanda, e invece le tre peggiori quali sono? Allora, al terzo posto le Stoneguard. Allora, quando uscì dalla Warscroll delle Stoneguard, ho detto, fighissimi, fortissimi. In realtà ho provato loro in una lista Alarit, cioè quindi centrata su di loro, con solo loro. Sono delle unità abbastanza resistenti, ok? A me piacciono morire, cazzo. Con le varie combo possono arrivare a ignorare rend -1/-2. Salvano di base al 4, possono arrivare al 3 usando l'Ether Quartz. E in più, tramite il loro battaglione, possono binare in corpo a corpo. Quindi arrivano a un save 3 binato etereo, praticamente. Il che comunque è una cosa pazzesca. Non è da poco, certo. Non è da poco. Se giocati insieme a Teclis oppure tramite la magia della lore, possono avere anche un extra save al 5, che è fortissimo comunque. Però comunque sono 100 punti, 5 modelli, 10 ferite, 2 modelli a testi, breve reset. Non è proprio il massimo per un'unità che deve essere... No, soprattutto perché fanno solamente 2 attacchi a testa, al 3 al 3 rende 1 un danno con una mortale al 6 per colpire. Ed è un cazzo, nel senso, se queste devono essere l'unità d'elite dell'esercito non fanno niente, cioè non reggono il confronto con le altre unità del genere. Cioè, se devo prendere un'unità resistentissima che dovrebbe anche menare, guardo magari le morte dei Mor Reapers, degli Ossark,
sono 10.000 volte più forti e costano più o meno la stessa cosa, anzi costano di meno. 10 modelli sono 130 punti. Oppure guardo le Air Guard dei Fire Slayer, il paragone è veramente imbarazzante. Ma anche le cioè, rimanendo nel mondo degli elfi, secondo me sono molto meglio anche le Guardie della Fenice. Le Guardie Fenice sono più forti. Questo era il terzo posto del podio. Al secondo posto, Teclis. Teclis, mi dispiace. Io, allora, Teclis è stato il modello che quando l'ho visto ho detto, ma guardato la Warscroll, ho detto, picchia, è sgravo, rompe il gioco, è broken. Perché c'aveva appunto una serie di meccaniche che veramente sono fortissime, sono totalmente tipo l'autocast. Ok, parliamo appunto delle abilità di Teclis. Teclis può lanciare fino a 4 magie. Non deve lanciare i dadi per castarle, ma può scegliere di farlo, cioè può scegliere, le lancia in automatico. Le può lanciare fino a 4. Se ne lancia uno, questa magia entra in automatico e non può essere dispersa. Se ne lancia due, hanno è come se l'avessi 12. Lanciato al valore 12, okay, quindi per disperdere devi fare meno 13, che è un valore altissimo. Se ne lancia 4... 13, che poi, perdonami, 13 con due dadi, a meno che tu non hai modificatori, certo. Non lo so. Però diciamo che ora come ora ne girano di modificatori al disperdere negli eseciti più forti, vedi Zinchio, Seraphon. Se ne lancia 4 al 10. Di per sé dici, cavolo, che cosa gravissima. L'unico problema, allora, lui può conosce innanzitutto tutte la lore dei Lumiette, che sono due pagine diverse, sono 12 magie, più le due Warscroll, quindi di per sé ha accesso a un campionario di magie molto ampio. Mm-hmm. Il problema è che in partita rende totalmente diverso, perché sarai sempre costretto a lanciare la magia che dà Filno Penna a tutta l'armata, e quindi ne abbiamo già persa una. Lancerai la seconda magia, che è fortissima, fa una serie di mortali a tutte le unità a bolla dentro 18 da lui, quindi se ne abbiamo già perse due. Le altre due saranno solitamente questa magia fortissima che c'è, che appunto costringe l'avversario a lanciare a usare due punti di comando invece che una, più un'altra che appunto ce ne sono diverse, però alla fine la scelta è limitata per un modello da 660 punti. Un'altra abilità fortissima che è appunto la Warscroll di Teclis è quella, la possibilità di negare le magie al 4+ per tutti i modelli in gittata dell'aura. In più, nel momento in cui viene negata la magia, riflette di 3 mortali un'unità nemica entro 18. Abilità fortissime contro determinati eserciti, potrebbe essere anche determinante. Qual è il problema? Perché detto così sembra Teclis sembra fortissimo. Qual è il problema? Il problema è che Teclis costa 660 punti, ha un profilo di statistiche, diciamo, average, ok? Salva il 4, va bene che con la Tech Quartz possiamo portarla al 3, però solo per una fase, una volta partita. Salva il 4 e il corpo a corpo fa essenzialmente niente, nonché sembrerebbe abbia una basetta abbastanza grossa. Per cui in un esercito molto costoso, con unità molto costose come i Luminet, dove l'unità più bassa appunto sono i Stone Guard da 100 punti, però l'eroe più basso sono 130 punti di Stone Mage, ho notato che inserire Teclis nella propria hard lista compromette comunque la lista in sé, nel senso è meglio investire quei 660 punti in truppe piuttosto che in Teclis. Al primo posto c'è Teclis, non giocatelo mai. Cioè, prima secondo posto. Prima secondo... ragazzi, Teclis è stata veramente una grandissima delusione. Prima partita ma magari fatto... cazzo, ma magari Teclis si rivela essere broken, porca puttana. No, Teclis guardando Warscroll sembra broken. Il problema è che contro un esercito non magico, essenzialmente stai pegando 660 punti, 4 magie. E il bello è che praticamente tutto il tuo esercito casta, quindi tu hai accesso a una serie infinita di cast a turno. Non hai bisogno di spendere 660 punti per 4 magie. E in più, appunto, ripeto, il costo è troppo alto. 660 punti da investire in un pezzo solo, in Illuminate non le hai. E la coperta è cortissima, schiererai pochissimi modelli. Non puoi spendere 660 punti, buttarla, non li vale.
forse più avanti, se mai verrà abbassato, potrà essere utilizzabile. Ora come ora, zero. Un po' lo stesso caso di Allerel nei Sylvanen, che non è di per sé scarso come modello, ha anche la possibilità di evocare una volta partita dei modelli da 200 punti, però non, se metti Allerel comunque ti compromette la lista. Stessa cosa per te, Chris. Questo naturalmente alla luce delle partite che ho fatto, sì, con le prove con Metacaldo, ho fatto delle prove per dare dei giudizi finali ai Lumine, ci vogliono probabilmente mesi, bisognerebbe vedere i primi tornei. Guardale, è arrivata una domanda di Fra che ci chiede di Eltarion. Cosa, se hai avuto modo di provarlo? Eltarion sì, ho avuto modo di provarlo, io ho provato tutte le unità dei Lumine, appunto perché volevo prepararmi a questa live, volevo dare dei giudizi che fossero comunque collegati all'esperienza e non solamente a quello che avevo letto. Al feeling iniziale. Eltarion è, purtroppo anche lì non rende per quello che è il costo, cioè necessita appunto di qualcuno che gli dia, cioè la Warscroll è molto forte, però necessita di qualcuno che gli dia un feel no pain, perché comunque sono poche ferite e soffre molto le mortali, e poi causa il movimento basso, cioè in realtà il movimento non è basso, però per un pezzo che dovrebbe aggredire è basso, sarà sempre il modello che subisce le cariche avversarie, per cui o sprechi la magia su di lui, cioè una magia della lore che appunto ti raddoppia il movimento, sprechi la magia su di lui e speri di mandarlo contro l'unità che ti serve, oppure anche lì sono punti buttati, 220 punti, poi si può mettere qualcosa di meglio. E poi tra l'altro quanti punti? Leggo anche questa domanda di Preacher Fa, che dice: facendo una lista attorno, piazzando principalmente lancieri. In realtà è quello che ho fatto. Ho giocato contro Visco Raiders. Prima lista era appunto composta essenzialmente da lancieri, arcieri in un battaglione con Teclis e la Catelar. Fatto sta che i lancieri alla prima carica degli Stonehorn sono evaporati praticamente tutto, cioè io al secondo turno non avevo più niente in campo. Comunque continuo a dire che ho un modello incredibile, cioè questa è un'armatura senza niente dentro, perché è un modello incredibile, cioè, sì, è proprio un modello senza niente dentro. C'erano solo tre posti, però menzione d'onore va a Valinor, che è appunto l'eroe con nome, lo spirito della montagna con nome, che è un pezzo molto interessante, molto forte, purtroppo anche lui si muove solo di 6, quindi necessita di questa magia che raddoppia il movimento per essere efficace, però picchia, è molto resistente, perché anche lui nei giusti contesti salva, migliorando il re meno 1 e meno 2, salva il 3, lo puoi mandare al 2 con l'Ether Quartz, ha un'abilità che a bolla, da meno uno a colpire alle unità nemiche, e solo che anche lì è un pezzo che ha bisogno di supporto, di per sé è forte fino a un certo punto, certo non costa tantissimo, sono 360 punti, sì, quando l'ho provato mi è piaciuto, però sicuramente non è uno tra i pezzi migliori dell'esercito. Che dire, cioè, Illuminet, giocarli mi è divertito, però ora come ora hanno più pezzi brutti che pezzi belli. Ecco. Ma tu riusciresti, al netto di questa analisi, di queste unità, al netto di queste diverse prove che hai fatto, riusciresti a consigliarci ad oggi una lista? Secondo me è presto, nel senso... Io partirei da quelle unità che ho consigliato, cioè qui Catelar, Arcieri e Catelar. Catelar 1-2 e poi... Allora, arcieri costano tanto, cioè il problema dei Lumini secondo me è che, ripeto, è un tomo che a livello di regole è studiato bene, sono i punteggi che sono sbagliati, sono troppo alti. Per cui alla fine la coperta è cortissima, ma non si rischia dopo, se abbassano troppo i prezzi, di creare mostri?
Dipende da quanto, cioè, se si abbassa di 10 punti, ne puoi mettere 10 punti e mi metto alla fine un'unità di più di lancieri, l'esercito sarà più forte, ma di sicuro non diventa broken. Il problema è questo, che alla fine tu sei, con tutte le varianti di lista che fai, ti ritrovi con un 100-120 ferite, che ora come ora sul campo, che ora come ora sono niente. Tra l'altro, Lega Chaos, non so chi sta scrivendo di Lega Chaos, ti salutiamo comunque. Ciao, Cecco. Quello che emerge è comunque un esercito a metà, visto che mancano le nazioni di Tyron. Tu, come la pensi? Per me sarà un esercito a parte, dai. Secondo te non è... non vanno a ingrandire le scelte che puoi avere qui? Secondo te è proprio una cosa a parte? Sì, sì, ma secondo me sì, ma queste sono tutte supposizioni, cioè nel senso... Sì, vabbè, cioè nel senso, parlando di lore prima, abbiamo visto che loro due si sono messi e hanno ricreato tutto. Se non esce qualcosa a livello di lore che li divide, secondo me, così su due piedi direi che sono la stessa cosa. Ma se dovesse uscire non uscirà da qui a 2 anni. No, sarà un'espansione in poi. Ma infatti prima quando anche Yomi diceva che si aspettava un qualcosa per Tyrion, tu prima ci davi leoni nella parte di Tyrion, io mi sono riletto tutto il background e tutto quanto, non viene mai accennata ad una seconda fazione dei Luminet, cioè questi sono i Luminet, curiosa la scelta che non hanno messo Tyrion, magari se lo tengono come personaggio che faranno uscire in una serie di campagne ad hoc. Cioè, lo faranno spuntare fuori tipo il catacross di turno. Però non mi aspetto dei cambiamenti. Al che quindi mi fa riflettere un attimino quello che tu hai detto. Cioè, se tu parli di questa fazione avendo fatto un'analisi, avendo detto che a livello di regole è da paura, studiatissima, dettagliatissima, tutto molto... No, da paura no, aspetta, da paura no. È fatto bene. Ok, fatto bene a livello di regole. I punteggi però cozzano con le loro regole. Allora io ti faccio una domanda... Ma non c'è chance che quindi si posizioni bene nel meta attuale un esercito del genere? No, assolutamente. Allora, due delle tre partite che ho fatto le ho fatte con il Seraphon, che vabbè, sappiamo tutti che i Seraphon sono OP, cioè nel senso sono nettamente più forti di tutte le altre armate e necessitano assolutamente di un intervento sul punteggio immediato, però c'è il confronto, è stato veramente ridicolo. No, hanno detto che non li modificano i Seraphon perché Nicolò Barabba ha rotto così tanto il cazzo che lo voglio tenere così in altri 2 anni in modo tale così l'infiata. No, in realtà veramente cioè, il confronto è imbarazzante. Tra l'altro, cioè, fra... Tu qualsiasi... Scusami un attimo. In qualsiasi infrangente tu hai la sensazione di poter perdere la partita. Ok, fatto per esempio un'ultima partita in cui tutti i lanci mi sono andati bene, sempre contro Seraphon. All'avversario tutti i lanci sono andati male e nonostante tutto non stavo dominando. E questo è il problema. Secondo me ora come ora, finché non aggiustano i punti, sono un livello medio-basso. Cioè saranno a livello dei Sylvanet, ecco. Ma comunque stavo dicendo che tra l'altro fra... Ma da uno spunto che in realtà ci stavo pensando, che... La gamma più povera come numero di kit, se non più povera in assoluto. Come numero di kit, non è forse un numero di kit, forse i Fire Slayer, visto che tipo, hanno 8 eroi di cui la metà vengono fatti con un kit solo, 3 scelte truppe di cui 2 vengono fatte con un kit solo. Sì, io direi Fire Slayer, ragazzi. Fire Slayer assolutamente. Io direi Fire Slayer, effettivamente Illuminati. Ma anche, per non parlare, scusami, dei FEC. Cioè hanno 4 fatto kit. Hanno. Allora, i FEC hanno i Ghoul, gli Horror Crypt che diventano anche gli Horror. E abbiamo finito le truppe. Abbiamo finito sia le truppe che le truppe speciali. Ok, poi abbiamo due eroi speciali che sono i campioni dei Crypt Ghoul e dei Crypt Flyers che vengono fatti col kit dei Crypt Ghoul e dei Crypt Flyers. Il capo del Crypt Ghast viene fatto con il kit dei Ghoul e poi abbiamo il kit... per fare il mostro con cui vengono fatte tutte le varianti dei mostri e fai il Golking a piedi a parte i due eroi che sono il Vargolf e il Laborant, alla fine forse questi sono quelli che hanno meno kit in assoluto. Sì, forse direi FEC quelli che la razza che ha meno kit in assoluto, forse direi FEC, sì.
pensandoci bene, 6 FEC, perché beh, oddio, se la battono, sono 5 FEC contro 5-6 nani, sì, stiamo lì, stiamo. Cioè, pazzesco. Pazzesco. Allora, secondo me il problema dei Luminet, appunto, oltre al punteggio, è soffrono molto il fatto di avere solamente due eroi non named, cioè non unici, personaggio unico, a cui puoi dare appunto oggetto e tratti. Quindi sono la Cattelar, che vabbè, come dicevo, va messa in ogni lista, io ne metterei due, e lo Storm Mage, la Storm Mage. Quindi alla fine ti ritrovi, ho fatto delle liste, ti ritrovi magari a sprecare, a non utilizzare quell'oggetto in più che avevi grazie al battaglione. Non che gli oggetti siano fortissimi, per carità, neanche i tratti. Però questo è forse la parte più brutta del tomo. Che qualcuno li porterà, secondo te? Anche in ottica di squadra, eh? Ottica di squadra assolutamente no. A meno che non escano delle liste totalmente estremizzate, a cui assolutamente io non ho pensato in questo momento. Sicuramente qualcuno li porterà a torneo, e sono vabbè, esattamente chiaro. Quelli come Giulio sì, che li aspettavano il narrativo di turno, tipo Giulio è gente che aspetta da tanto tempo, i fan di vecchio corso, ma... però tu dici a livello competitivo non prenderanno piede. Allora, se il problema è che se fai una lista forte da un determinato punto di vista, succherai da un altro punto, cioè nel senso... Cioè non riesci ad adattarti a tutto. È ora come ora questa impressione. Non riesci ad adattarti, cioè, il primo Seraphon che becchi ti whippa. Vabbè, ma quello è il problema di tutti. Il primo, ecco, loro soffrono le aggressioni a turno 1 di Alpha Strike. Se tipo carico... Tipo Slanesh. Il pack ancora, perché ti arrivo con un solo modello. Luminet ha la possibilità con il suo battaglione di giocare pochissimi drop. Ma due drop, di solito tre drop, che sono bassissimi. Quindi darti la priorità di scelta. Però gli orchi se ti caricano ti alzano tutto. Loro soffrono tantissimo il tiro. I Caradon Overlords arrivano, ti alzano l'esercito. Cinch, potresti contrastarlo se avessi Teclis, ma Teclis, se giochi Teclis poi perdi contro tutti gli altri eserciti, quindi perché dovresti giocarlo? Questo è il problema, non ce la fai contro molte armate, hai pochi modelli, in realtà non sei così mobile, perché gli unici modelli che muovono tanto appunto sono i cavalli fortissimi, hanno delle abilità fortissime, ho provato proprio oggi, fortissimi contro le orde, cioè una troppina te la toglie con una ferita te le toglie tutte, però non sono molto molto scarsi contro tutto il resto. Muovono di 14, non hai praticamente unità volanti, per cui gli schermi te li becchi tutti, e questo è il problema, muovono davvero poco, hanno poca mobilità sul campo, hanno pochissimo controllo campo, pochissime ferite, e ora come ora non puoi competere con un esercito del genere. Quindi no, secondo Naldi sono bocciati. Allora, torniamo. Secondo me, ora come ora, il mio giudizio è bocciati. Non nascondo che, cioè, non escludo che potrei cambiare idea da qui a un mese. Nel senso, certo, è ovvio. Test. È bellissimo poter dare un parere e poi cambiare idea e ricredersi dopo aver visto effettivamente come evolve quell'esercito in quel meta, come evolve il meta, eccetera, eccetera. Perché magari... Veramente, ragazzi, fra un mese esce il General Handbook e cambia le carte in tavola che neanche immaginiamo. Certo. Ma ad oggi, andando a prendere l'intera razza elfica rifatta, qual è secondo te la classifica degli elfi ad oggi in essere? Quindi gli elfi sarebbero Luminet, Luminet, Idoneth, Sylvaneth e Dodraf Kane. Idoneth numero uno, assolutamente, sono antitiro. Gli Idoneth sulle sorelle? Ah, sì, senza ombra di dubbio. Gli Idoneth sono un'armata antitiro per eccellenza. Appunto, se becchi, se, tra l'altro, a parte questo, se con un altro esercito che spaccherebbe il culo e l'umile sarebbe gli Idoneth, ti aggredisce e ti alza tutto. Comunque, numero uno in classifica gli Idoneth, secondo le Daughters of Cain. Comunque, anche se è un tomo ormai vecchio di 2 anni, sono sempre forti. Terzo i Sylvaneth, ma diciamo che terzo e quarto posto a pari merito Sylvaneth e Luminet. Cazzo, gli Idoneth sono veramente interessanti, sai?
gli Edenet erano spariti ai radar e adesso con l'abuso del tiro di Zinch e di Slanesh, di Zinch e di Seraphon sono ritornati. Sì, cazzo, sì, che interessanti, sì. Gli Edenet. Sì, 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 molto fighi, tra l'altro. Così sei bene, contento, poi giocare gli elfi. Hai visto? Tra l'altro, appunto, vedi, no, gli elfi bistrattati da quello stronzo, da quella stronza di Teclis, alla fine glielo mettono nel culo. Sì, no, infatti è curioso come gli elfi, quelli usciti peggio, siano quelli usciti meglio, in realtà.